chilometri, emozioni, incontri e tante storie accadute qui, nella pancia del Vostok. Storie raccontate e storie ancora da raccontare. Eppure, a volte capita che giunti a terra, approdati da qualche parte, i membri di un equipaggio prendano le proprie strade. A volte capita che i marinai cerchino altro, che il capitano e il nostro uomo seguano altre correnti, si perdano tra le cosce di un luogo sicuro o nelle mani di una donna premurosa, oppure nei meandri di chissà quale problema. Per chi viaggia non esistono gli addii, esistono solo degli arrivederci. Sono appuntamenti nell'altrove del tempo e nell'altrove dello spazio. Adesso il Vostok, nell'attesa di spiccare il grande volo, è orfano di un equipaggio. Intanto il mio viaggio deve continuare, anche senza il Vostok, anche senza il mio equipaggio. Il mio viaggio avrà il rumore discreto dei miei passi, o quello ripetitivo delle rotaie, o della ninna nanna di uno scafo di una barca. Avrà il volto della solitudine, o di un altro compagno, o forse nuovamente del mio nostromo, Peppino, o di chissà chi. O forse avrà l'aspetto della polvere. In attesa di un altro equipaggio, il viaggio continua. Perché il destino di un viaggiatore è ovunque il suo istinto lo conduca, ovunque sia capace di annusare nuove rotte. Qualunque cosa accadrà, il futuro ha l'odore della strada.